Una tradizione che riprende l'aperitivo in centro della vigilia dopo gli anni della pandemia. Piazza Regina Margherita si prepara domani dalla tarda mattinata ad accogliere il tradizionale brindisi che quest'anno non ha restrizioni, ma che qualche preoccupazione la desta per il gran numero di persone che si riversa di solito in centro. Lo stop del 2020, l'edizione ridotta del 2021, domani invece tutti i locali del centro storico, lo storico boss, la cantina in primis, saranno aperti per quello che è considerato proprio un rito e si sono preparati i locali per accogliere le persone. A differenza degli altri anni non ci sono ordinanze con divieti, ma di certo le zone saranno presidiate dalle forze dell'ordine per evitare situazioni di degrado. Molti sono anche gli universitari che rimandano il ritorno a casa ogni anno per partecipare a questa tradizione tutta aquilana. Il momento dell'aperitivo del 24 dicembre è uno dei momenti più attesi in città da sempre, infatti. Un clima allegro e colorato che anima da sempre la città dell'Aquila e riempie le sue vie e le sue piazze. Ma gli esperti invitano alla prudenza, proprio per non avere rischi sanitari. Mascherine dove c'è calca, cercare di mantenere il distanziamento, perché non c'è soltanto il Covid, ma anche il boom di influenze e polmoniti.